buonasera e ben ritrovati ad un nuovo buonasera appuntamento con Giovedì Sport. Buonasera Leonardo. Buonasera Giada, buonasera a tutti, ben trovati alla nuova edizione di Giovedì Sport. E allora noi in postazione, pronti, puntuali, in diretta per farvi compagnia in quest'ora della giovedì sera, in diretta come ho detto qua su TVL con questa nuova puntata di Giovedì Sport, una puntata importantissima Leonardo, perché abbiamo tanto di cui parlare, tanto di cui discutere, tante sorprese, quindi da non perdere, mi raccomando, restate sempre incollati alla televisione. Fra l'altro aspettiamo Leonardo poi anche tutti i messaggi che arrivano da casa, c'è un numero WhatsApp che scorre sempre in sovraimpressione, poi potete anche scriverci a giovedisport@tvl.it. Una puntata ricchissima, dicevo Leonardo, da cosa partiamo questa settimana però? Tanti argomenti, la scorsa settimana siamo partiti a parlare di Pistoiese dopo la vittoria nel derby con il Prato, stasera parleremo invece inizialmente di Giorgio Tesi Group, della Pistoiese ne parleremo ampiamente nella seconda parte. Giorgio Tesi Group, abbiamo anche stasera un ospite graditissimo, dopo Lorenzo Saccaggi la scorsa settimana, stasera abbiamo con noi Matteo Pollone, ciao Matteo. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Matteo, benvenuto. Tu segui anche un po' il calcio oltre al basket? Sì, un pochino sì, dai. Non ci dire che squadrativi, perché abbiamo già un po' indagato, quei colori a me e a Leonardo non è che ci stiano molto simpatici, però ti perdoniamo questo perché indossi i colori comunque bianco-rossi del Pistoia Basket. Diceva Leonardo, parliamo di Pistoiese, è vero, fra pochissimo, mi raccomando, perché avremo qua con noi nei nostri studi il direttore sportivo della Pistoiese Gianni Rosati, quindi avremo tanto di cui parlare fra poco. Però spazio a questi biancorossi che hanno iniziato bene questo campionato. Spazio a questi biancorossi che hanno iniziato benissimo, direi, dopo la vittoria a Ravenna di 30 punti, la vittoria contro Ferrara, ma chi meglio di me può parlarne Matteo, 73-51, è stata una vittoria, allora diciamo, abbiamo incontrato due squadre che sulla carta forse sono inferiori a Pistoia, però netta vittoria a Ravenna e una conferma contro Ferrara che non era assolutamente scontata. Sì, sicuramente sono due squadre che sulla carta, senza nulla togliere, sono un pochettino inferiori, diciamo, però comunque non si può mai sapere e siamo stati molto bravi appunto a cominciare bene e vincere entrambe le partite comunque con un buono scarto. Ecco, per te sono stati 7 punti. Dopo un inizio ovviamente d'ambientamento, è il primo anno che sei qui a Pistoia, tra l'altro classe 1999, insomma 23 anni, giovanissimo, qualche anno meno di noi, giovanissimo, per cui ecco un momento d'ambientamento, poi innanzitutto come sta vivendo la città e come ti sta trovando nella squadra, le tue doti difensive sono uscite diciamo nelle ultime partite in maniera prepotente. Sì, allora comincio dalla fine perché sennò mi dimentico. Sicuramente la parte difensiva è la parte che più mi viene bene rispetto all'attacco che dicevi 7 punti. E tuttavia cioè, la parte importante è comunque come mi sto ambientando all'interno del gruppo. Un gruppo veramente fantastico e molto unito. E anche a livello di città mi sto trovando molto bene. Ecco, la caratteristica di Pistoia è sempre stata quella di avere un gruppo importante, una società che sia un po' una famiglia. Hai riscontrato anche te queste realtà, queste caratteristiche? Sì, esatto. Al di là del gruppo squadra, che comunque è molto unito, si vede che proprio sembra una realtà quasi familiare per come ti fa sentire all'interno della squadra, della società, della città, ecco. Ecco, quest'anno l'anno scorso è una squadra che partiva dalla difesa, quest'anno c'è un giocatore come Varnado, anche lui fa della difesa la sua arma, un giocatore come Lorenzo Saccaggi, un giocatore come Matteo Pollone, senza dimenticare Widel. È una squadra costruita per difendere e che chiaramente trova anche fiducia in attacco. Sì, è una squadra che sicuramente nella difesa ha diciamo il suo potenziale maggiore, ma io credo che anche in attacco, dividendo bene le responsabilità, si possa fare un'ottima stagione.
hai detto Varnado, sicuramente ha dimostrato in queste due prime partite di essere veramente forte. Stasera non toccheremo l'argomento Huggins. Visto che parliamo di gruppo, mi viene una curiosità, e che sono un po' ignorante di basket, insomma, diciamo così, lascio ovviamente tutta la parola a Leonardo che ne sa più di me. Parlavi di gruppo, allora c'è un compagno che hai trovato con il quale hai legato di più? Perché parli di questo grande gruppo. Ovviamente non è facile, insomma, mettere comunque italiani, stranieri. Ma allora, io onestamente sono partito avvantaggiato perché comunque Saccaggi avevo avuto modo di conoscerlo già a Biella, abbiamo giocato insieme, diciamo, 2 anni. E ho avuto modo di conoscere Della Rosa, anche lui che ha fatto qualche mese a Biella. Ho conosciuto Alinei a Biella sempre. E per ultimo ho lasciato Carl, che comunque anche lui ho avuto modo di conoscerlo a Biella, abbiamo condiviso tantissimi momenti, perché da quando lui è arrivato in Italia, in realtà forse dall'anno dopo, anch'io sono andato a Biella e abbiamo vissuto anche qualche anno di soprattutto giovanili più che prima squadra, che comunque quando sei un pochettino più, diciamo, giovane hai anche, cioè, crei anche dei rapporti un po' più solidi, diciamo, comunque. Conoscendo diversi. Questi giocatori, hanno un po' influito sulla scelta di Pistoia? Sì e no, nel senso che comunque il progetto di Pistoia, l'idea, anche le ambizioni di questa società mi avrebbero colpito comunque e mi avrebbero dato una bella spinta. Sicuramente anche il fatto di conoscerli un pochettino ha influito. Tra l'altro, già l'avevamo detto di preparare poi strada facendo nella nostra trasmissione, prepareremo delle schede, no? Anche sul giocatore, perché leggo due cose velocemente, perché per chi non lo conosce, Matteo Pollone, nato a Vercelli il 27 settembre del 99, guardia ala di 190 centimetri, inizi nelle giovanili di Biella 2015, l'anno successivo 17 anni, debutti in Serie A2, sei entrato poi in pianta stabile nella squadra, con il direttore sportivo, ricordiamocelo, Marco Sambugaro, e 4 anni a Biella, lo scorso anno 8 punti, 6 rimbalzi, 2 assist. Domenica giochiamo con Forlì, ci sarà anche tra l'altro tuo fratello, ma prima di parlare di Forlì... Quindi è un fratello che gioca nella squadra con cui giochiamo contro. Che settimana è questa in famiglia? Un po' particolare, è la prima volta che giochiamo contro in una partita ufficiale, diciamo che per il momento è tutto tranquillo, nel senso, ma io credo che sarà strano all'inizio, ma nel momento in cui si incomincia a giocare poi... Beh, siete due professionisti, quindi ovviamente... Sì, uno non ci fa caso a chi ha davanti, diciamo. Tra l'altro, Giada, sei sempre molto curiosa, no, della vita di questi ragazzi, c'hai qualche domanda particolare? Certo, hai parlato prima di Pistoia, quindi ti sei già un po' ambientato nella nostra città, hai già conosciuto... Sì, mi sono ambientato e ho avuto modo chiaramente di vedere il centro, di visitare la città, che è chiaramente molto, molto bella, e mi piace anche molto la zona dei vivai, un po' più esterna, ma diciamo di campagna. Non so. Però scommetto non sei mai stato allo stadio Marcello Melani. No. E allora ti aspettiamo, lo prometti, che verrai a seguire, visto che sei un amante anche del calcio. Verrai a seguire anche la Pistoiese. Va bene. Anche perché sveliamolo, via, della Juventus, purtroppo l'ha detto prima e vabbè, dai, comunque sorvoliamo. Noi accettiamo tutti, ovviamente, nella nostra trasmissione. Quali sono i tuoi hobby? Cioè, i tuoi hobby, e se hai anche delle superstizioni in campo? Noi giocatori sono molto superstiziosi tendenzialmente, se hai dei riti scaramantici. Ma allora, riti scaramantici e diciamo superstizioni non ne ho, nel senso che è proprio una cosa che non percepisco quasi, quindi non ho niente. Per quanto riguarda invece gli hobby, io sto studiando ingegneria edile, quindi sono oltre alla pallacanestro, quindi diciamo che mi riempie un po' il tempo, ecco. Ecco, ingegneria edile, come mai questa scelta? Da cosa nasce? Ma mi è sempre interessato, mi è sempre piaciuto il discorso di provare a, non so, a costruire, comunque quelle idee lì, dai. Architettura magari poteva essere,
e comunque ho scelto ingegneria edile. Ma se non avessi fatto il giocatore di pallacanestro, cosa avresti fatto? Non lo so. Non hai pensato, perché immagino... No, avrei sicuramente avrei portato avanti il fatto di ingegneria un pochettino più seriamente, magari avrei provato a fare quello, diciamo. So. Senti, Matteo Pollone, giocatore, che giocatore sei? Si diceva parti molto dalla difesa, hai difeso benissimo domenica contro l'americano di Ferrara. Che giocatore sei? Che prospettive hai per questa stagione? Ma sì, sono un giocatore che, diciamo, si presta di più alla fase difensiva che quella offensiva, e parto da lì anche per prendere fiducia e cercare di fare la miglior partita possibile, ecco. Per quanto riguarda, diciamo, delle prospettive personali per la stagione, non ne ho particolarmente, nel senso che cercherò di dare quello che può servire alla squadra in quel momento, senza ambizioni particolari, ecco. Senti, parliamo anche un attimo del pubblico, no? Il pubblico del Pallacarrara è sempre stato un pubblico molto caldo, il pubblico di Pistoia. C'è stato un calo sicuramente, però non solo a Pistoia, magari l'anno scorso giocava a Biella. Come ha vissuto lo scorso anno? Come erano i palazzetti in tutta Italia, fondamentalmente? Sì, allora, anche l'anno scorso effettivamente ancora si è risentito molto del discorso del Covid, però io credo che quest'anno si debba un pochettino anche ricominciare. Adesso sembra che comunque la questione Covid si stia un po' rallentando, un po', diciamo, andando a diminuire, quindi io credo che, diciamo, che i tifosi, se vengono a supportarci, è sempre meglio, che più sono meglio è. Quindi un calo generalizzato te pensi dipenda solamente dal Covid, un calo di quelle che sono le presenze in tutta la Serie A2, ma anche in Serie A? Io credo che un pochettino sia anche dovuto a quello, perché comunque si è fatto un anno completamente, quasi, adesso non so, magari il 25%, comunque quasi senza pubblico, e l'anno dopo ancora, secondo me, che era l'anno scorso, ci sono stati dei palazzetti che non sono riusciti a riempirsi come prima, per questo motivo qua, secondo me. Ecco, nella seconda parte te parleremo più approfonditamente di Forlì. Forlì, che pubblico ti aspetti? È una piazza molto calda, tra l'altro non c'è proprio tanta simpatia fra Pistoia e Forlì a livello sportivo. Allora, di questa rivalità onestamente non ne sapevo, però sì, mio fratello appunto mi ha comunque parlato che il tifo lì è una piazza molto calda ed è un gran tifo, ma io credo che anche Pistoia, per quello che ho potuto vedere e che mi hanno detto che comunque ancora niente, sia una grande piazza, e quindi mi aspetto una bella sfida anche magari di tifoserie domenica. Sì, poi ci sono tanti scontri interessanti quest'anno, a partire appunto da Forlì, poi Fortitudo, Udine, ci sarà anche ovviamente Ravenna, ci sarà Ferrara, insomma sono tutte squadre che con Pistoia hanno sempre avuto diversi attriti anche col pubblico. Hai altre curiosità? Sì, dico, il pubblico, ha parlato di pubblico, ti aspetti un grande pubblico, ovviamente bisogna proseguire su questa strada, perché certo, avete iniziato bene, il campionato però è lungo. Sì, sicuramente... Risultati sai che contano, no? Alla fine. È chiaro, chiaro che vincere aiuta a vincere e ti porta sempre più entusiasmo, e la gente che vede una squadra fare bene chiaramente è incentivata ad andare al palazzetto a fare il tifo. E quindi niente, cerchiamo. Il tuo sogno personale con la maglia biancorossa qual è, però? Di arrivare dove? Bisogna andare in Serie A. Mi sembra un bel messaggio, insomma, da mandare, si deve, se no bisogna puntare sempre in alto. Domani mi ammazzano che ho detto una cosa sicuramente del genere. Sicuramente, l'ha già detto anche Varnado, no? Varnado mi sembra un ragazzo che ha grandi ambizioni personali e ambizioni di squadra. Sì, ma appunto è un ragazzo che al di là di quello che dimostra la domenica, che tutta la settimana spinge al massimo per cercare di migliorare se stesso e per, essendo comunque un giocatore molto forte, anche per stimolare gli altri e spingere anche gli altri a dare il meglio possibile, ecco.
Allora, facciamo riposare qualche minuto perché noi abbiamo la pubblicità, però torniamo puntuali, mi raccomando, non perdete questa puntata perché continueremo a parlare della prossima sfida della Giordesi Group, ma stiamo aspettando qua in diretta il direttore sportivo della Pistoiese Gianni Rosati, quindi incollati alla TV, ci vediamo tra pochissimo. Ancora insieme, Leonardo, ancora un po' di basket prima di passare il calcio con Matteo Pollone. Dobbiamo un po' concentrarci sulla prossima sfida. Dobbiamo parlare di questa sfida. Pistoia affronterà, come abbiamo detto, in trasferta Forlì, entrambe a 4 punti. Abbiamo già detto delle 2 vittorie della squadra biancorossa. Per Forlì invece la prima partita, una vittoria per 78-74 contro Mantova, e domenica la vittoria nel derby contro Rimini, 79-84, fra l'altro 29 punti di Jazz Johnson, ex biancorosso. Ma ci sono state anche in queste partite prestazioni ottime di Adrian, giocatore americano di grande esperienza, tra l'altro Forlì con un coach come Antimo Martino che viene dalla retrocessione in Serie A1 con la Fortitudo, una squadra con giocatori di classe, di esperienza, primo fra tutti Daniele Cinciarini, ex della formazione biancorossa, lo ricordiamo qui un anno a Pistoia in Serie A, ma anche Giulio Gazzotti, il veterano Nicolas Raivio che sta sostituendo con un contratto bimestrale l'infortunato Vince Sanford, l'altro statunitense Nathan Adrian, una squadra costruita per come Pistoia, diciamo, una squadra costruita per i playoff, una squadra ambiziosa, abbiamo detto un pubblico importante. Sì, allora come dici te, appunto è una squadra che ha investito molto e che comunque ha molta ambizione, quindi per legarci anche a quello che dicevamo prima, comunque sicuramente a differenza delle prime 2 partite sarà una partita, tutte e 2 le squadre a punteggio pieno, anche un pochettino più, sicuramente più tosta, ma anche più importante da un punto di vista della, diciamo, classifica, ma anche solo per un discorso di capire come siamo messi, diciamo, ecco anche di confrontarci. Forlì, qualche problema con lo statunitense, dicevamo dell'infortunio di Sanford, è arrivato Raivio, giocatore importante però anche di una certa età, quindi entrambe le formazioni con ancora qualche problemino, ancora da assestare, una Forlì che però viene dalla vittoria con il derby che sicuramente avrà portato grande entusiasmo, abbiamo detto del pubblico, ci si aspetterà un palazzetto caldo. Sì, loro appunto, anche loro sono a punteggio pieno, è la seconda partita, hanno vinto in trasferta a Rimini, un derby importante, e comunque Raivio, che va a sostituire l'altro ragazzo americano, può dargli una grossa mano. Adesso, scorsa settimana probabilmente era ancora in fase di rodaggio perché era comunque arrivato da poco, quindi sicuramente anche questa domenica vorrà dare una mano e noi dobbiamo farci trovare pronti, ecco. E quindi, ecco, come abbiamo detto prima, Giada, ci sarà la prima sfida contro tuo sta fratello. Roba mi lo sa che mi fa impazzire questa cosa, te l'avevo chiesta anche prima, è vero. Allora si può fare un po' come faceva una grande della televisione italiana che diceva a Matteo Polloni che Luca Polloni è qui, perché io non ho resistito e ho dovuto farlo intervenire questa sera perché volevo sapere anche da lui comunque come affrontare un fratello nella prima gara ufficiale che vi scontrate insieme, insomma, vi affrontate, dai, non uso scontrate. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, abbiamo fatto un po' una carrambata, ovviamente. Ci vuole tanto, non so vuole, se Matteo se l'aspettava, ma non ci dite che vi siete sentiti 2 minuti prima perché illudete. Lasciatemi. Non sapevo niente. Non sapevi niente. Allora, Luca, noi abbiamo parlato un po' con Matteo, ha detto che è molto agitato, ansioso di giocare contro di sé. No, non è vero. Ma non ci credo mai. È la persona più calma e pacata di questo mondo su queste cose. E tu invece come sei? Come giocatore invece in campo? Ma io sono un giocatore scomodo. Ecco. Mi piace dar fastidio alla gente in campo. Senti, ma fra di voi, a parte in questi giorni, ne avete parlato, vi siete sentiti? Cioè, come la state vivendo? Prima Matteo e poi Luca. Ma siamo un po', diciamo, tutti e due riservati, nel senso che non parliamo troppo di queste cose, quindi non ci siamo, diciamo, fatti troppe battutine o robe del genere, però tutte e due secondo me un pochettino la stiamo sentendo in questo momento
e niente, però tanto domenica quando si gioca poi va tutto... Nessuno ci penserà più, ecco. Allora Luca, Matteo è molto carico e quindi ci ha parlato un po' della partita che si aspetta. Tu invece che partita ti aspetti contro la Giorgio Tesi Group? Mi aspetto una partita molto complicata, perché comunque Pistoia ha cambiato pochissimi giocatori rispetto all'anno scorso e quindi comunque ha un nucleo solido con delle idee di gioco chiare e sa come impostare una partita e come cosa vogliono sviluppare in campo, quindi sarà una partita dinamica e bisognerà stare molto attenti a tutta la fase difensiva, fase di transizione, che come Matteo, Carl, Sacca, tanti giocatori che piace giocare in campo aperto. Ecco Luca, anche te vieni dalle giovani di Biella, 2 anni in più che sono niente, però sei sempre un fratello maggiore. Come sta vivendo l'avventura a Pistoia di Matteo? Ma sono molto contento, orgoglioso di lui, perché sicuramente dopo la grande parentesi a Biella, dalle giovanili poi alla prima squadra, adesso si è meritato questa possibilità, questo palcoscenico anche importante, e quindi gli auguro il meglio per tutta la stagione. Non per domenica, per tutta la stagione. Ci ha parlato anche di un tifo, insomma di un palazzetto che sarà molto caldo, confermi? Ma sì, anche storicamente sono una grande tifoseria, quindi abbiamo tanta fiducia nei nostri tifosi e sappiamo che ci daranno una mano. Ecco, la vittoria a Rimini, dicevo prima, vi ha dato sicuramente grande entusiasmo, un derby contro un'altra squadra ambiziosa, contro un ex di Pistoia come Jazz Johnson. Sì, a Rimini è stata una grande partita. Noi siamo partiti bene, poi loro avevano un grandissimo pubblico, il palazzetto era quasi pieno, c'erano più di 2500 persone mi pare, e anche da noi c'erano molti nostri tifosi, quindi verso fine partita il pubblico si è scaldato, è stata una bella compagine di basket. Ecco, ma Matteo Pollone, che cosa temi di più di Rimini? Di Forlì e di questa trasferta? Ma allora, loro sono una squadra molto forte con tantissimi giocatori che possono fare canestro, c'è Valentini, Penna, Cinciarini, Luca, Benvenuti, Gazzotti e Radonic, che sono gli italiani, comunque sono molto forti, e in più appunto i due americani, Raivio e Adrian, sono giocatori di alto livello, quindi mi aspetto una squadra molto molto forte. Luca, è per te la stessa domanda, che cos'è che temete più di Pistoia, cosa avete probabilmente già analizzato la partita, ormai siamo a giovedì, che cosa temete di più? Pistoia comunque senza un americano. Ma sicuramente sono una grande squadra e il loro modo di giocare sicuramente sarà una delle chiavi da analizzare per la partita. La cosa che temiamo di più è sicuramente il mismatch difensivo dopo cambio pick and roll 2-4, quando Matteo difenderà il post-up del 4 americano nostro. Ecco, secondo te Luca, qual è la miglior caratteristica di Matteo? Ma è un peperino sulla palla, dà molto fastidio, cerca sempre di rubare ogni cosa, quindi bisogna stare attenti quando passa in zona. Per te Matteo invece? La miglior caratteristica di mio fratello è il tiro da fuori, che per il momento non si è ancora sbloccato e gli auguro dalla prossima settimana di sbloccarsi. Esatto, ma quando eravate piccoli e giocavate, immagino, a pallacanestro insieme, vi immaginavate poi di poter un giorno magari giocare anche contro in grandi squadre? Io no, onestamente. Te Luca, pensavi un po' a un futuro così? No. Comunque vi vedevate un po' su un parquet, via, dai. Era quello. Ma non magari giocare contro, sì, non sicuramente non pensavo a sfide di cartello così. Ma un giorno vi potremo vedere anche nella stessa squadra? Non so, ti piacerebbe perché... oppure meglio ognuno? Io sono dell'idea che per ora meglio separati, però non si può mai sapere. Allora, diciamo che vinca il migliore, anche se noi, permettici Luca, pendiamo ovviamente un po' più di qua.
Nessun problema. Ecco, un'ultima cosa, ma è vero che poi in casa, quando siete in famiglia, insomma, non si parla di basket, è un po' come nel calcio, no? Si evita di parlare di sport magari, o invece se ne parla? Guardiamo le partite, le commentate. Diciamo che la famiglia è abbastanza centrata sulla pallacanestro, a volte si parla parecchio di pallacanestro in casa. I genitori vi vengono a vedere, si dividono o fanno una volta... In generale o questa domenica ci sono tutti, tutte e due, e se no di solito guardano le partite magari con l'abbonamento LNP e decidono, diciamo, di volta in volta, o guardano un pezzo a seconda di com'è la partita. Luca, quindi domenica l'avete parlato, saranno neutrali, immagino? No, come ho detto sempre in questa settimana, quando me l'hanno chiesto, farà sicuramente per quello sotto nel punteggio, quindi se noi facciamo canestro andiamo 2-0 per noi, mamma che farà per Matteo? Allora, sera prima non vi dovete sentire però, promettetecelo, sera prima nessun messaggio, niente, vogliamo arrivare in campo tutti belli liberi, e poi dopo, come andate, è andata. Grazie mille Luca, in bocca al lupo, ovviamente sei stato gentilissimo, se vuoi fare un augurio a tuo fratello per domenica intanto. Senza parolacce, ovviamente. La domenica gli auguro di giocare una discreta partita e basta. Non la migliore, magari, dice. Nella norma. Grazie. Grazie di nuovo. Grazie Luca, in bocca al lupo. Allora Matteo, hai visto, non te l'aspettavi? No, per niente. Abbiamo voluto, giustamente, insomma, è la prima volta, effettivamente ritorniamo anche su questo discorso, è la prima volta che vi affrontate in una partita ufficiale, e quindi chiudiamo anche un po' questo capitolo Forlì. Pistoia aspetta comunque una squadra che sappia almeno replicare quello che è stato lo scorso anno, quindi almeno arrivare ai playoff, per ora sembra che, insomma, ci siano tutte le potenzialità. Sì, sicuramente il nostro obiettivo è quello di andare più avanti possibile, cercare di migliorare quello che è stato il risultato dell'anno scorso, nonostante sia un risultato molto, molto importante, molto bello. Ecco, ecco, c'è un augurio, comunque vuoi dire qualcosa ai tifosi biancorossi, li vuoi chiamare a raccolta? Certo che se abbiamo la spinta del pubblico e il pubblico è quello delle grandi occasioni, sicuramente sarà più semplice. Ecco, come sai c'è anche una Serie B importante che vede impegnate due squadre di Montecatini, un derby che chissà fra qualche anno, magari anche il prossimo, potrebbe riguardare anche un ritorno al passato. C'è stata la sconfitta degli Herons Montecatini contro Legnano per 67-64. Gli Herons che hanno giocato una grande partita, hanno avuto anche la palla del pareggio sull'ultimo tiro contro una formazione molto ambiziosa come il Legnano, 17 punti di Giancarli, mentre la Gema ha vinto invece a Varese per 71-78 con 18 punti di Duranti, 16 di Savoldelli. Giada, proprio oggi gli Herons hanno annunciato il main sponsor, dopo un anno e mezzo dalla costituzione, che è Fabo. Domenica quindi Herons che giocheranno, anzi prima ci sarà la partita sabato sera fra Gemma e Piombino, Herons che invece giocheranno contro la PL Livorno, una sfida molto sentita contro una squadra fortissima. Andiamo a sentire le dichiarazioni anche del presidente Andrea Luchi. Come dicevo, proprio stamattina è stato presentato il main sponsor Fabo, azienda storica di Larciano, che è stato anche il padre Anselmo, padre di Maurizio Giusti, è stato anche di Fafagni, è stato presidente della Pistoiese. È una partita importante, uno dei primi, un primo derby di una serie di partite veramente molto importanti e anche molto difficili. La squadra domenica a Legnano ha dimostrato di avere personalità, pure con qualche defezione, qualche problema, contro un avversario di primissimo livello. Siamo stati in partita mancando addirittura due volte il tiro del pareggio, e quindi
L'inizio è molto duro, non solo perché siamo neopromossi, ma anche perché sostanzialmente, insomma, abbiamo le big del campionato quasi tutte all'inizio. Ce la metteremo tutta, faccio un appello al pubblico di venire a seguirci numeroso, perché comunque vada sarà un grande spettacolo. Ecco, abbiamo visto Maurizio Fagni, quindi in bocca al lupo alle due squadre di Montecatini. Chiudiamo il capitolo basket con la top 5 delle migliori azioni di Pistoia nell'ultima partita contro Ferrara. Fuori siamo per Cleaves. Ci prova ancora contro Widel, che gli contesta nuovamente il tiro. L'errore, l'intercetto di dell'americano Cleaves, che va a schiacciare. Please don't talk direct to my face, girl. Yo, Barnato dall'altra parte, ancora secco, appoggio a canestro. Ecco il primo punto, c'è il secondo fallo di Smith. Please don't talk direct to my face, girl. Your breath stinks so much, you need prayer. Don't come close to me, I might change up. Don't come close to me, I might hate you. Yeah. In possesso del pallone. Bel passaggio per Smith, bellissima schiacciata. Check it out. Vantaggi per Angelo Del Chiaro, fuori per Varnado, che va a schiacciare. Questo capitolo di calcio di Serie D è stato un inizio di settimana molto particolare per quanto riguarda la Pistoiese. Ci ha tenuto un po' sulle spine questa società, perché si sono rincorsi, ormai non sveliamo niente di nuovo, delle voci su un possibile esonero di mister Cascione, mai confermata, ufficializzata dalla società, ovviamente lo ribadiamo, che infatti poi nel pomeriggio l'allenamento si è svolto normalmente, guidato da Emanuele Cascione. Però allora, chi meglio ci può chiarire un po' quello che è successo per metterci una pietra sopra e soprattutto per tornare a parlare di campo, perché quello appunto di cui la Pistoiese ha bisogno è quella di tifosi vicini che la sorreggono per prendere questo cammino, questa svolta in questo inizio di campionato che ha un po' stentato, diciamo, è stato un po' al di sotto, diciamo, delle aspettative. Lo sanno bene gli addetti ai lavori, lo sa bene il direttore sportivo della Pistoiese che abbiamo qua, Gianni Rosati. Buonasera direttore. Buonasera, grazie per essere qua con noi, e insieme a lui il collega Atos Querci. Buonasera. Allora direttore, tante voci, ma poi la verità è un'altra: mister Cascione è l'allenatore della Pistoiese, resta l'allenatore della Pistoiese. Certamente, è normale che ci sia stato un confronto dopo la partita, dopo la gara della Bagnolese, che è stata, diciamo, sia a livello di risultato che in parte magari di gioco, perché si aspettava un gioco più brillante. Ci sia stato un confronto con il tecnico, ma non è che ogni volta che c'è un confronto c'è un esonero, perché lo stesso nostro amico Massimiliano Allegri tutte le settimane viene esonerato matematicamente, invece è sulla panchina della Juve. Per cui non è, se le voci si rincorrono perché i procuratori offrono 30-40 allenatori o i giocatori parlano con gli altri compagni e dicono all'altro dell'altra squadra ma cambiate allenatore, non è detto che questo succeda, è tutto un fuoco di paglia. Sicuramente tutto è dovuto, ha detto lei, a questo pareggio che ha un po' lasciato l'amore in bocca, un po' misero, contro la Bagnolese in casa, dove ci si aspettava sicuramente di più, e anche un po' da queste prime giornate dove la Pistoiese avrebbe dovuto raccogliere un po' più punti. Sì, non siamo stati mai brillanti, questo è vero, anche perché la squadra in pratica, la verità è che io mi aspettavo di essere riammesso. Ho sempre sperato in cuor mio che ci fosse stata una giustizia divina, perché giustizia doveva essere, e non quella presa in giro di ripescare una squadra, riammettere una squadra come il Teramo che oggi è in prima categoria. Quindi una
come la vogliamo giocare, una truffa autorizzata dalla federazione. Questo non me l'aspettavo, perché con una PEC il termo si è scritto, dentro c'era la ricevuta di un telefonino, non so di che cosa, e alla fine il termo in prima categoria con un altro nome fallito e non siamo stati riammessi. Questa è una cosa che dovrebbe essere perseguita, dovrebbe essere perseguite le persone che hanno fatto questo. Comunque non me l'aspettavo, perché io ero innamorato della squadra. Beh, se l'è costruita, no? Quello come voleva, insieme ovviamente all'allenatore, certo, ma insomma. Certo. Cioè, tanto è vero che ho fatto poi più fatica con quest'altra. E quindi ho anche aspettato alcuni acquisti a farli, non farli subito, per vedere se poi magari fossimo andati, rimasti in C invece. Per cui sono arrivati in ritardo. È normale che la preparazione è diversa e non tutti sono alla pari, per cui vari Citro, Boccardi sono indietro rispetto ad altri, e ma anche lo stesso Gianluca Orbinati. Quindi c'è stato questo rimpasto e qualche punto l'abbiamo perso. Se pensiamo che in quelle tre gare che abbiamo pareggiato comunque avremmo dovuto vincere a livello di risultato, perché il gol del Riccione era valido, il rigore di Mezzolara era clamoroso e il gol di La Crema ce lo siamo fatti noi da soli. Quindi con 6 punti saremmo stati a 2 punti della prima, con la quale, alla quale abbiamo regalato un golletto, ecco, appunto. Per cui, però, nonostante tutto, prego. No, finisca, le volevo fare. Nonostante tutto, mi aspetto di più dai ragazzi, mi aspetto una manovra più fluida, e poi smettiamola a dire non c'è l'attaccante, che vende i gol. Allora, signori, una volta per tutte, Barbuti è un ottimo calciatore, è in difficoltà psicologica perché c'è questo problema alla caviglia. Ma quando sono arrivato l'anno scorso, signor Vano aveva fatto 2 gol. Quando è andato via, ne ha fatti 13. Quindi non è che Vano sia cambiato rispetto alle sue caratteristiche. Vano è cambiato perché la squadra faceva un volume di gioco che gli permetteva di segnare. Perché il signor Milo Bocic, che per me è stato il più forte giocatore degli ultimi 20 anni della Pistoiese, senza offesa per nessuno, parlo di attaccanti, e tanto è vero che è in B, ha permesso, non dando di massimo perché era quasi sempre infortunato, ma brevissimo tecnico, ma Bocic, oltre a fare gol lui, ha fatto fare gol insieme a Suciu e a Marcucci a Vano. Quindi non è detto che noi, se non vinciamo, deve segnare, perché non possono segnare difensori o centrocampisti. Quindi la partecipazione al gioco è quella che voglio io, che tutta la squadra deve giocare bene. I palloni a casaccio a me non mi sono mai piaciuti, qualcuno mi ha detto che non ho mai fatto la D, è vero, e un po' me ne vanto pure, però per Pistoia faccio anche la D con la speranza di tornare in C. Ecco, una domanda che anche da tifoso, l'Aglianese sta giocando con la testa, dico l'Aglianese sta giocando con la testa libera, la Pistoiese ha molte pressioni, certo. Si pensava però che dopo la vittoria con il derby certi atteggiamenti, certe pressioni potessero essere un pochino state sciolte. Che cosa sta mancando la Pistoiese, che non subisce gol però, come diceva, non riesce a segnare? Quanto è importante la fiducia nel calcio? È molto, ma anche l'autostima. Adesso loro un pochino l'hanno, qualcuno l'aveva persa, l'aveva smarrita, e abbiamo centrocampisti che magari hanno, qualcuno vorrà l'altro, quindi nello stesso passo ci serve uno che cambia anche passo, e quindi, e soprattutto gli inserimenti delle mezzali che danno la possibilità agli attaccanti di liberarsi, perché se giochiamo sempre la palla in verticale, spesso il nostro miglior giocatore, uno dei migliori, che è Caponi, insiste in questo calcio verticale. Però con le punte, ecco, i difensori già posizionati, gli attaccanti non possono fare gol. Bisogna arrivare ad aggirare l'ostacolo e mettere la palla dietro, così l'attaccante ha un vantaggio di segnare. Ma anche col triangolo, siccome ho visto già l'altro giorno, nel secondo tempo, che Citro e Boccardi e gli altri attaccanti cominciano a capire di fraseggiare, soprattutto, ecco, Davide,
fine il nostro trequartista Macri che riesce ad andare dentro con la palla al piede. Allora certamente qualche volta dovremmo usare più il tiro fuori area, dobbiamo magari essere più bravi sui calci piazzati. Io sto vedendo l'Arezzo perché tutti mi parlate di Indiani, l'Arezzo, benissimo. Allora, ha vinto le ultime tre partite 1-0 su tre calci piazzati. Settembrini a giro mette la palla dentro. Se no col Serravezze, l'ho visto ieri notte perché no, non riuscivo a dormire per la Pistoiese, e era una partita alla pari. Io subito non avevo capito che era l'Arezzo, perché il Serravezze lo incontreremo qui in casa in Coppa Italia. Quindi voglio dire, in questi tornei, in questi campionati succede anche questo. Poi certo, vedere la Gian Erminia 8 punti da noi, avanti a noi, e noi in casa il secondo tempo in 10 l'avevamo asfaldati, questo dà fastidio, ti dà qualche, insomma, ti fa rimuginare. Però bisogna avere fiducia, domenica ci abbiamo una partita difficilissima. Io la fermo perché ne parleremo più tardi, intanto però volevo chiamare in causa anche Atos perché il direttore ha toccato diversi punti, no? Tutti. Tutti i punti, tutti quelli importanti, quelli su quali appunto ci concentriamo per capire un po' perché questa Pistoiese ancora non ha ingranato. Atos, tu come l'hai vista allora questa Pistoiese? È comunque, come dice anche il direttore, una questione anche un po' di tempo e di far trovare anche la forma ideale ad alcuni giocatori che devono fare la differenza? Sì, sicuramente quelli arrivati negli ultimi giorni di mercato... ultimamente non sono in condizione, quindi l'allenatore li deve inserire. Ne è andati via qualche altro giocatore che aveva fatto anche il ritiro, quindi sicuramente l'allenatore ha queste difficoltà. La cosa che mi preoccupa è che questo gioco, non ho ancora capito che tipo di gioco o che modulo preferisce Cascione e su che cosa, su che modulo lavora, perché noi abbiamo fatto già giocare 13 attaccanti e non si fa si fa pochissimi gol. È vero che ne prendiamo pochi, però l'attacco è veramente sempre a salve e quindi in casa abbiamo fatto un gol solo. Quindi su che modulo sta lavorando Cascione, perché in effetti, insomma, per ora non riesco a capirlo, ma può darsi che io non sia all'altezza per giudicare, però ecco, non riesco a capirlo. E mi riallaccio al discorso che ha fatto Leonardo, ma aspettavo dopo Prato che, insomma, con l'entusiasmo di aver vinto a Prato, che è per la partita lo storico per Antonomasia, mi aspettavo che la squadra buttasse, come si dice, il cuore oltre l'ostacolo e la Bagnolese, insomma, venisse asfaltata. Invece si è aspettato un primo tempo, tanto c'è anche il secondo, e il secondo poi siamo cominciati a nervosire, loro non hanno più voluto giocare, l'arbitraggio devastante, veramente in senso negativo, e quindi alla fine siamo dopo 8 partite siamo a 8 punti dalla vetta. Insomma, sono tanti. Fra poco guarderemo anche un po' la classifica. Adesso torniamo tra pochissimo a parlare di tutto questo, di tutto quello che gira intorno alla Pistoiese e anche della prossima sfida, quella contro il Carpi, a Carpi, quindi in trasferta di domenica. Però adesso, direttore, vi voglio far vivere un momento che si è vissuto qua in città, insomma, nel comune di Serravalle Pistoiese, perché è stato dedicato un murales a Paolo Rossi. E ovviamente il grande campione dei mondiali del 1982, insomma, l'immagine di Paolo Rossi, no? Ci riporta indietro nel tempo, immagino, e a quella bellissima Coppa del Mondo. E allora noi andiamo a vedere questo murales, questa manifestazione che si è tenuta alla presenza della moglie, delle figlie, e poi torniamo subito a parlare di Pistoiese. E
Un ricordo, un tributo al grande Pablito Rossi anche a Ponte di Serravalle, nel comune di Serravalle Pistoiese, protagonista del Mondiale di Spagna del 1982. Fu lui ad entusiasmare dopo aver realizzato il primo dei due gol alla Polonia in semifinale della manifestazione. E a distanza di 40 anni da quello storico evento, proprio a lui è stato dedicato un murales, a quasi 2 anni dalla sua prematura scomparsa. Presenti all'inaugurazione la moglie Federica Cappelletti insieme alle figlie Maria Vittoria e Sofia e uno dei prestigiosi compagni di squadra di quella nazionale, Giancarlo Antonioni, bandiera della Fiorentina e della nazionale di quell'indimenticabile anno. Una persona speciale, una persona capace di dare tanto amore, rispetto, anche portando ovviamente a ragionamento, no? Voglio dire, non era uno che dava sempre ragione o dava sempre, no, tutto per scontato o rendeva tutto facile. Ecco, Paolo è una persona talmente intelligente che spingeva appunto al ragionamento e ad essere persone migliori, ecco, questo, tutto questo manca. Fa piacere continuare, ecco, a raccogliere tutte queste testimonianze di affetto e di amore nei confronti di Paolo, di stima in tutta Italia, e quindi, ecco, anche queste manifestazioni come quella di oggi riempiono davvero il cuore. I suoi gol ci hanno permesso di vincere il Mondiale dell'82 e poi, vabbè, tante altre partite, quindi sotto l'aspetto sportivo gli siamo tutti riconoscenti, sotto l'aspetto umano la stessa cosa, il ragazzo solare, un ragazzo che simpatico, che teneva il gruppo sempre allegro con il suo sorriso e il suo modo di comportarsi. E allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Paolo Rossi è sempre vivo nel ricordo di tutti, un fuoriclasse in campo, ma anche un grande uomo fuori dal campo. Disponibile, amava la Toscana, dove era nato e cresciuto. È un rapporto buono, ottimo con lui, anche perché era toscano, insomma, anche lui ci teneva un po' alla Toscana, ricordare dove è nato praticamente, vicino Prato. Paolo, anche se è venuto via molto presto dalla sua città perché aveva 16 anni quando è andato alle giovanili della Juventus, ha mantenuto sempre questo rapporto bellissimo, e quando poi, ecco, sono arrivata anch'io, le bambine, suo figlio, insomma, con la sua mamma, con la sua famiglia, ma anche adesso continuiamo ad avere un rapporto bellissimo. L'opera, realizzata dall'artista pistoiese Tommaso Querci, si trova nell'area verde in piazza Magrini. Un omaggio sentito e voluto dall'amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese, proprio in un luogo a 2 passi dagli impianti sportivi, ritrovo per tanti giovani. È un bellissimo riconoscimento, secondo me, allo sport e poi anche ai ragazzi che frequentano i giardini, perché dalla parte opposta a noi c'è un campo di calcio dove i bambini vengono a giocare e a divertirsi. Allora, è stato innanzitutto un onore realizzare un lavoro così importante per il comune, e soprattutto è stata una grande sfida, perché realizzare un'opera di queste dimensioni è stato difficile, ci sono state delle difficoltà all'inizio, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Il murales esalta il grande Pablito attraverso 3 colori distintivi: l'azzurro della maglia della nazionale, il giallo e il rosso della Spagna, dove Paolo Rossi divenne l'eroe di tutti gli italiani e anche di tutti quei bambini poi diventati adulti, che si ricorderanno per sempre dove erano e come esultavano ai gol di Pablito, l'attaccante azzurro che vinse anche il pallone d'oro. Eccoci qua, noi intanto, insomma, stiamo già parlando col direttore della prossima partita, quella di domenica a Carpi, però vorrei tornare un pochino indietro. Il direttore, dicevamo, Atos ha toccato diversi punti, quindi solo una questione di tempo. Direttore, lei ha fiducia comunque, soprattutto anche in questi ragazzi che ha preso e che ancora ha detto appunto non sono al 100%, e soprattutto in questo gioco, come diceva Atos, di mister Cascione, forse deve ancora un po' amalgamare questi giocatori? Sì, vabbè, il mister adesso ha optato per un 4-3-1-2, che probabilmente, andando avanti, quando gli altri saranno bene, farà 4-3-3, perché solitamente gli esterni difensivi delle squadre avversarie sono gli under, quindi le due ali devono andare a beccare gli under per poter andare in porta. Quando Citro starà benissimo, Boccardi pure, e anche Macri già sta bene,
Beh, lui abbiamo visto, sì, è stato comunque sempre uno dei migliori in campo. Il capocannoniere, in effetti. La differenza, insomma, si vede ovviamente nella sua gamba. Che possono magari giocare tutti e quattro insieme, allora secondo me diventeremo anche molto più aggressivi e molto più sotto rete, molto più fluidi. Prima diceva Atos, è vero che i punti di distacco, ora non so se possiamo mettere una classifica, dopo 8 giornate sono 8 dalla capolista che è la Giana, che sta facendo appunto un campionato come era probabilmente forse sulla carta, anche era una squadra di quelle per me no, per lei era Ravenna la squadra da battere inizialmente, adesso penso quindi che l'ha un po' sorpresa questo ma poi l'ho vista, l'abbiamo incontrata, sì. Non mi sembra questo grande. Abbiamo assaporato la vittoria fino alla fine, possiamo dire, fino a 2 secondi dalla fine. Noi c'è stato annullato un altro gol regolare. In inferiorità numerica. Eravamo in 10 senza motivo, quindi e ci hanno fatto il gol della domenica. È successo, vabbè. Però noi secondo me abbiamo dominato con Gian Arminio. Gli arbitraggi in effetti non volevo toccare questo per l'amor di Dio. Beh, ci sono stati tra l'altro cose di arbitraggi, proprio il giudice sportivo ha decretato anche 3 giornate di squalifica al difensore Michael Benassi, appunto espulso nella gara contro la Bagnolese, e sarà un'assenza importante questa, perché un ottimo giocatore, insomma, per 3 giornate questo sicuramente, però adesso col recupero di Pertica è normale che Biagioni, che è il nostro capitale importante alla pari di De Biasi, passerà al centro con Pertica a destra, quindi anche per Benassi rientrare sarà dura, perché se lo deve giocare con Urbinati. Questo è scontato. C'è Viscomi, però probabilmente è un... È un centrale di sinistra, per cui il ruolo è coperto e c'è bisogno di un centrale di destra, ecco. Certo. Per quanto possono contare i numeri, però, contano quelli della Pistoiese, non sono numeri ovviamente insomma esaltanti, direttore. Un attacco che ha segnato soltanto 4 reti, una difesa importante che ha trovato già la sua stabilità, però... Non è l'attacco, è la squadra che ha segnato 4 reti. Non è solo l'attacco. Come diceva prima, se poi gli attaccanti, cioè il gioco... Le ultime partite del Milan ha segnato un difensore che l'altra sera è stato espulso e una mezza punta. Gli attaccanti non hanno segnato. Voglio dire, non è che è un obbligo. Poi dopo se si sbloccano, e si sbloccheranno, non penso che Ortolini l'anno scorso ha vinto un campionato con la Gebilson e ha fatto 8 da una parte e 4 dall'altra. Abbia dimenticato, vincendo il campionato, abbia dimenticato come si segna, e così agli altri. È normale che dobbiamo pensare anche a quelli che abbiamo in casa, dobbiamo mettere anche in mostra il nostro gioiellino che è De Biasi a pari di Biagioni, cioè tutte queste cose bisogna farle collimare, non è sempre facile. Ecco. No, volevo aggiungere, c'è compattezza tra giocatori, allenatori, società, cioè sono tutti sulla stessa barca per cercare di recuperare, oppure questi risultati insomma un po' ancora un po' modesti, ma questi sono un po', allora, a differenza dell'anno scorso che era una squadra giovane, questa è una squadra esperta che vive anche questo, è il loro mestiere, quindi ci devono mangiare la pagnotta per andare avanti, quindi è normale, gli conviene fare gruppo, squadra. Fare squadra, però devo riconoscere Manuel che si è subito cementato bene, che c'ha in mano la situazione della squadra, e devo dire in questo è stato eccezionale. Ci sono dei messaggi per il direttore? Proprio riguardo Cascione, ci sono dei messaggi, c'è chi dice insomma è un bravo ragazzo, lo vogliamo con noi, però ha necessità di crescere, e poi c'è chi chiede, non pensa sia stato un azzardo affidare ad un allenatore senza esperienza una squadra che punta decisamente a vincere il campionato? E io ci aggiungo, un allenatore, secondo lei, visto che si affaccia per la prima volta a questa categoria, un allenatore incide più in queste categorie, incide più nelle categorie più alte, o incide in qualsiasi categoria? Italiano Vincenzo incide in tutte le categorie, perché è il mio allenatore italiano esistente.
e io a Trapani l'ho preso, che veniva dall'Interregionale, e abbiamo vinto la C1. Risposta per Casciona. Di cosa parliamo? Cioè, voglio dire, quando uno è bravo, beh, allora, però già il direttore, mi ricordo, insomma, in fase signori, di presentazione, allora, era detto, sì, convinto, sì, su questo allenatore, e ha, ripone molta fiducia nella crescita anche di Zerbi e Italiano, che sono i due allenatori rampanti più giovani, certo, che stanno facendo benissimo per me, che ne dicono a Firenze, che purtroppo non c'hanno gli attaccanti. Lui, beh, stasera che... siamo un po' più contenti. Sì, vabbè, sì, vabbè. Però... lui non può segnare, c'ha gli attaccanti scarsi. Ce n'aveva uno, gliel'hanno venduto, per cui... Comunque, De Zerbi e Italiano, all'inizio carriera, sono stati tutti e due, uno è retrocesso, uno è esonerato, nelle categorie inferiori. Poi hanno fatto l'anno dopo un passo avanti, uno è venuto a Trapani, l'altro, scusate, è andato a Foggia, e sono diventati questi allenatori qui. Bisogna crederci. Certo. Allora, se dobbiamo portare Babbo Natale a fare... Io so, mio padre è morto. Sono figlio dell'allenatore, nipote dell'allenatore. Portavo uno di loro a fare l'allenatore. Siamo a posto. Bisogna crederci, no? Poi è normale. Io qui ho portato sia Mazzari che Ficcadenti a Pistoia, quando erano nessuno. Certo. Uno veniva dalla Cireale e l'altro veniva dal Fiorenzuola a retrocesso. Ficcadenti. Dove sono andati? Quindi, direttore, lei ha comunque ancora piena fiducia, il messaggio che vogliamo dare anche ai tanti tifosi, insomma, che, certo, questa Pistoiese troverà comunque una svolta, e partirà a fare un campionato che una quadra che deve la troviamo fare, ecco. Quello, se poi dobbiamo intervenire sul mercato, già sono d'accordo con la società da dicembre di fare qualche altra cosa, togliere qualcuno. Ringrazio. L'obiettivo è sempre quello. No, guarda, quelli giocare a tennis. Vincere il campionato. Forse. Ringrazio i tifosi che ci stanno supportando e sopportando, perché li capisco, che vogliono vincere, giustamente, anche loro sono amareggiati dalla retrocessione, però non è che noi siamo contenti. E la società ha fatto uno sforzo economico doppio rispetto allo scorso anno. Doppio. Allora forse è che si vuole tutto e subito, Atos? Ma è normale, ma anch'io, mica, se... ma li capisco i tifosi che vogliono tutto e subito, li capisco, e ma cercheremo di farlo. Ma poi tra l'altro quei pochi risultati ottenuti negli ultimi anni si è sempre perso in casa, cioè si sono ottenuti più fuori che in casa. Per cui tu, è 3-4 anni che la gente esce dallo stadio e perde. E quindi c'è da capirli, perché certo. Insomma, perderebbe la pazienza anche un io oggi per strada, perché io cammino per Pistoia tranquillamente, ho incontrato un nostro tifoso con un bambino e mi ha detto, se quel direttore con le partite dei pareggi, che erano tutte vinte giustamente, ce l'avessero fatte vincere gli arbitri, eravamo al secondo posto, nessuno avrebbe detto niente. Per cui non è che tutti... Non ci preoccupa quindi questo divario di 8 punti? Lei pensa che no, sia comunque... Non possiamo essere così presuntuosi da pensare questi punti li hanno fatti. Ma come li hanno fatti? Pure secondo me mi sembra una cosa strana, vedendola con noi, ragione mia. Però li hanno fatti, quindi noi adesso andiamo contro il tempo. So che domenica abbiamo una partita, ahimè, molto difficile. Io sono... Infatti qui parliamo di Carpi e lei, insomma, ha della storia con il Carpi. 27 anni ho abitato a Carpio, ho ancora un'abitazione, per cui ogni tanto torno, ho tanti amici, qualche nemico, perché io sono abituato a dire sempre quello che penso. Quando uno fa, qualcuno, ovviamente. E diciamo, in passato c'è stata questa partita storica del 5-2 per il Carpi, dove la Pistoiese vinceva 2-0 a 10 minuti dalla fine. E poi noi, cioè il Carpio perse qui 1-0 con gol di Cutili al 73esimo da 35 metri. E ci fu. E io ero allenatore anche qui, Gianni De Biasi, allenatore del nazionale del Kazakistan, dove sta Azerbaijan. Ed era un neofita, veniva dalla Pro Vasto C2. Io ho sempre puntato su allenatori giovani, per cui è normale che... Però speriamo, mi è andata quasi sempre bene, speriamo che vada bene soprattutto per Cascione, al quale sono legato.
cioè io Cascione l'ho pagato 1,5 miliardi da Rimini alla Regina, perché il mio presidente di allora, Foti, non lo volle comprare quando io stavo a Pistoia con il mio amico Luciano Bozzi, l'avremmo dato a 500 milioni, ha aspettato che fosse andato a Rimini, poi Rimini l'ha acquistato e ci è costato 1,5 miliardi. Ecco, io direi una cosa, direttore, sappiamo che purtroppo in Italia è tutto legato al risultato, no? Però qui dobbiamo lanciare un messaggio anche ai tifosi della Pistoiese, se c'è una possibilità per la Pistoiese di salire e farlo tutti insieme, quindi le polemiche, si sa che è ovvio, tutti vorremmo vincere, però ma bisogna sostenere. Ma è anche comprensibile, cioè, questo è un mondo che vive sulle polemiche, il calcio, giornalmente, tra giornalisti che scrivono quello che vogliono, tra procuratori che rovinano il calcio, perché questa è la verità, tra allenatori che sono sempre in bilico, tra qualche presidente che si fa trascinare come le barche a vento, per cui ci sta, però io capisco questa cosa. Infatti ho detto, vi invito ancora a supportarci e a sopportarci, sperando di arrivare tutti insieme, l'ho detto anche nella sera della presentazione, al 7 maggio per festeggiare, magari anche l'ultimo sul photo finish. Però festeggiare. Questa partita con il Carpi, allora, come va giocata? La Pistoiese come deve entrare in campo fra il primo minuto, visto che lei conosce, insomma, quella... Io il Carpi l'ho visto solo in TV, ho mandato i miei osservatori a vederlo, il mister l'ha visto anche lui nella cassetta, è una squadra forte, è una squadra che se a campo davanti ti mette in difficoltà, e c'ha giocatori bravi in fase offensiva, sia il trequartista che i due attaccanti. Forse il punto debole potrebbe essere un po' dietro, quindi noi dobbiamo essere bravi a contenerli e ripartire. Ci cioè arriva comunque in forma la Pistoiese, nel senso che i ragazzi non sanno il valore, insomma, di questa partita, l'importanza. Avete visto che hanno fatto a Prato, mo' di là abbiamo vinto, certo. Non abbiamo vinto, però c'è stato un impegno massimale. E penso che su questo anche domenica ci possiamo mettere la mano. Su poi le partite, mio padre mi diceva sempre che si chiama il gioco del calcio, che è un gioco, quindi si può vincere, si può perdere, pareggiare, e la fortuna gioca un ruolo determinante. Atos, tu che allora che no, ha parlato di mercato a dicembre, insomma manca ancora un mesetto e mezzo, ma insomma questo è il Cabassi. Sì, manca ancora un mesetto e mezzo, ma quali sono eventuali i settori? Ma neanche se me lo chiede neanche sotto tortura mia nipotina cioè neanche sotto tortura, no, ma il settore non è difficile intanto, insomma, però c'è ancora appunto un mese e mezzo e noi mezzo. Ci auguriamo che la Pistoiese in questo mese e mezzo comunque possa trovare quelli due li prendo lo stesso. Questa è la notizia, quei due li prendo lo stesso e sappiamo che quando comunque, si fissa l'abbiamo visto c'è stato solo un piccolo rammarico che ha avuto su un giocatore che Barilla. Quello che Barilla ci ha fatto retrocedere. Nel senso, ho sbagliato forse io che dovevo cambiare rotta prima, ma e andare su un altro. Forbre che fine ha fatto? Non si sa dov'è. Adesso diamo solo la colpa a Forbre. No, era perché mi è venuto in mente così. Sarebbe troppo restrittivo, no? Abbiamo sbagliato. No, ma era mi è venuto in mente così per sapere che fine ha fatto. Poletto, non so. Lui stava sempre in giro noi l'abbiamo preso che l'anno prima stava a Cipro, per cui ecco, sì, infatti. Allora, non so se ci sono dei messaggi per il direttore Leonardo, se no andiamo a leggere questo prossimo turno, così almeno capiamo un po' questa giornata, la nona, allora Aglianese e San Maurese. Prima abbiamo accennato un po' all'Aglianese che sta facendo un bel campionato, insomma, la squadra di Ciccio Baiano sta girando molto, molto bene, fra l'altro ha già giocato anche con il Carpi in casa. Partita a cui ho assistito, Aglianese che, come diceva il direttore, la Pistoiese ha detto deve un po'
attendere, è stata attendista al primo tempo, poi il Carpi ha sbagliato rigore e lì quando si parla di episodi che fanno la differenza, la rete, poi spesso fanno la gara, Esatto, Bagnolese Lentigione, Corticella Scandicci, Crema Correggese, Forlì Giana Erminio, anche questa insomma una delle sfide di alta classifica, Prato Franfulla, Ravenna Real Forte Querceta, Salso Maggiore Riccione, Sant'Angelo Mezzolaro. Ovviamente però gli occhi sono tutti puntati sulla partita degli arancioni, quindi a Carpi, Carpi Pistoiese domenica alle ore 15, incrociando le dita e speriamo insomma di vedere una Pistoiese dal primo all'ultimo minuto gagliarda, con carattere, perché serve anche un po' questo in queste categorie dove non si arriva a volte, se l'episodio è contrario, se l'arbitro ci mette del suo, insomma i giocatori però in campo ci devono cercare la strada per lo faranno per sicuramente. Io sono tornato due volte a Carpi, una volta in C e una volta in B, in C col Fiorenzuola, in B con la Regina. Il risultato non ve lo dico. No, perfetto, non lo diciamo. Per scaramanzia. Non lo diciamo per scaramanzia. Ringraziamo ovviamente il direttore sportivo della Pistoiese Gianni Rosati. Grazie mille, grazie direttore, per essere stato qua con noi. Molto gentile, grazie Atos Querci. Leonardo, ci lasciamo qualche minuto, andiamo in pubblicità, ma torniamo tra pochissimo perché Giovedì Sport continua a parlare di sport. Tra poco. E allora, quanti ospiti è Leonardo anche questa sera? Insomma, ci siamo divertiti, abbiamo tanti. Tra sorprese e anche insomma delle belle notizie, perché qua c'è stato il direttore della Pistoiese, direttore sportivo, che ha detto che tornerà sul mercato a dicembre, quindi insomma questa Pistoiese allora ovviamente vuole cambiare marcia davvero, vuole iniziare a fare un campionato come si deve. Il basket è pronto per la trasferta, fra l'altro a Forlì. Basket a Forlì, abbiamo visto questa carrambata con i due pollone, una tiratina d'orecchie però ai tifosi del Pistoia Basket, perché ci sono molti più messaggi da parte dei tifosi della Pistoiese che sono evidentemente più interessati alla squadra. Speriamo che piano piano ci sia anche un po' più d'attenzione. Ma è iniziato da poco il campionato, forse allora non siamo ancora un po' nel vivo, poi due vittorie, quindi siamo tutti molto più sereni. Un po' di serenità sembra essere tornata comunque anche in casa arancione, inizio settimana non sembrava così, però il direttore sportivo, lo ricordiamo, ha confermato sulla panchina arancione Manuel Cascione, piena fiducia a Cascione, quindi un in bocca al lupo alla Pistoiese per la partita di domenica a Carpi. Noi continuiamo a parlare di sport, andiamo al campo scuola di Pistoia, dove è stato fatto un altro record mondiale, parliamo di over 85, di master, ed è interessante perché sono tutti signori, atleti verissimi, perché verissimi. Scopriamo che hanno comunque una rigida alimentazione, un corretto proprio stile di vita, se no non avrebbero fatto questi record, credo, Leonardo. Poi li vediamo insieme grazie a un servizio speciale di Lorenzo Gori, che ringraziamo. Allora ce lo godiamo insieme e poi noi diamo l'appuntamento la prossima settimana. Non mancate, ovviamente riparleremo di basket, riparleremo di calcio e parleremo di tanto altro. Grazie Leonardo. Grazie a te. Buonanotte. Secondi sotto il vecchio record del mondo. Era della Germania. Al campo scuola di Pistoia si è scritto un nuovo record mondiale per la staffetta 4x400 della categoria Master Over 85. Ed a segnarlo è stata proprio l'Italia. 6.53.22, mezzo minuto più rapido del precedente record, che apparteneva ad un quartetto della Germania con 7.23.31. Autori dell'impresa il presidente della Pistoia Atletica Remo Marchioni, 87 anni, il coetaneo Francesco Paderno, Giancarlo Vecchi di 86 e Benito Bertaggia di 85. D'accordo che siamo vecchi, i master sono vecchi, ma i vecchi insegnano ai giovani. Questo è importante, che i giovani imparino dai vecchi.
Importanti risultati sportivi, ma anche tanta soddisfazione per l'organizzazione della gara. Oggi è stato battuto anche un record di partecipazione. L'edizione dei campionati italiani Master a Pistoia ha visto 150 atleti in gara. Eccezionale, ma non so, la gente viene volentieri qui a Pistoia e io mi sono domandato perché viene volentieri. Indubbiamente trova dell'accoglienza, trova una bella città, ma perché noi ci sappiamo che fare, ci diamo da fare. Vecchio Giancarlo, quanti anni hai? 1936, 86. 86 anni, porca miseria. Caderno Francesco. Anni 87 e mezzo. Ha detto che ma che ne avevo 87. Natasia Benito 85 e 7 mesi. Alcuni sono stati campioni olimpionici, altri invece appena iniziati allo sport. La mia carriera è iniziata 70 anni fa, 1952, con un oratorio, e l'anno dopo sono subito passato all'Unione Giovane Biella. Dopo 2 anni ho vinto il Mondiale Militare a Berlino e lì ho cominciato a entrare in nazionale. Sono stato 11 anni in nazionale, ho fatto l'Olimpiadi. Io ho cominciato a correre a 15 anni. A 15 anni correvo su strada fino a quanto un giorno nel lontano 2005 una società di Pistoia mi chiese per cortesia se andavo a fargli gli 800 metri a Salerno in pista. Mai andato in pista, andai a Salerno a fare i campionati italiani, fu la prima medaglia di bronzo. Di lì ho preso la passione e non ho più smesso, continuato. Naturalmente dopo sono entrato nell'Atletica Pistoia, dopo qualche anno di semplice atleta sono diventato presidente della stessa e adesso continuo a fare il presidente e a fare l'atleta. 56 titoli italiani suddivisi tra tantissime specialità, dal decathlon all'eptathlon al pentathlon, ostacoli alto, lungo, triplo. E ora mi diverto nei lanci pure, non mi faccio mancare nulla. Ho sempre fatto atletica, sono andata abbastanza bene nelle corse, facevo la maratona, ho fatto 3 o 4 mondiali. Faccio il pentathlon lanci. Ho vinto il martello a Grosseto individuale, gara individuale. Il martello e il martellone, gara individuale, dell'M85, si intende. Posso dire che ho cominciato a fare i lanci a 75 anni. E ho fatto pure 2 record italiani, uno nel disco e uno nel martellone. Mai fatto atletica. Da giovane facevo le gare su strada, però niente di... E poi così mi hanno detto, no, abbiamo bisogno della squadra, avevano bisogno di una certa età che faceva punti e mi hanno presa. Ma io iniziai molto giovane, a 18 anni, 17 anni, e però smisi a 22, ho vinto un titolo italiano di terza serie di salto lungo, gareggiavo con la Messicola di Cagliari, una società storica, che praticamente un ricordo bellissimo quando corsi l'Arena di Milano nel 1957, che il mio avversario nella staffetta era Livio Berruti, che poi vinse le Olimpiadi di Roma. Quindi è una storia, ho iniziato tanto, poi 10 anni fa ripresi l'attività atletica e lasciando, non potendo più fare i salti e la velocità che erano le mie specialità da giovane, sono passati i lanci e quindi mi diverto per fare i lanci. Quindi sono, questi viaggi sono molto importanti perché conosco tanti ex atleti e è molto bello stare con loro. Buon umore, competizione proprio io zero, sono competitiva solo quando guido, che schiaccio il pedale e poi per il resto sono negata, però mi diverto un sacco e facendo il presidente della società, con la scusa di accompagnare gli altri, vengo sempre a fare le gare, ma allenamento zero, però mi diverto. Ma qual è il segreto per l'alimentazione? Il segreto, non ho segreti, io mangio di tutto, però mi limito.
Ecco, posso mangiare di tutto quando, nel periodo in cui mi alleno, mangio di tutto con quantità minime, limitate, giuste. Sono un buon consumatore di frutta e non disdegno un sigaro al giorno. Alla mattina, tassativamente, da quanto la mia memoria arriva indietro con gli anni, io mangio una tazza di latte bianco, qualche spezzettino di pane comune, pane toscano, quello che non è salato, poi ci metto, non voglio fare pubblicità perché non mi hanno mai neanche dato una tortina in omaggio, tortina poretta, ci metto una tortina poretta, mescolo il tutto e mangio questa. Poi al giorno pochissima roba, al giorno, adesso che era estate, passo l'estate una fetta di melone con una fetta di prosciutto. Normalmente io vado molto con frutta, sempre, non mi alzo mai da tavola se non ho mangiato almeno 5 tipi di frutta. Se sto in forma, questo non lo so. Arrivare alla mia età è un po' il comportamento: non fumo, non bevo, ho fatto sempre sport e anche se ho avuto i miei problemi, il Padre Eterno mi ha aiutato. Al mattino mezzo litro di latte con quello che viene, con quello che c'è, crostate, muesli, eccetera, eccetera. A mezzogiorno mangio abbastanza, mangio con la fiammiglia il primo ole, la pasta, le tagliatelle. Alla sera solo frutta e yogurt. Il medio stat virtus, quindi io non è che io mangio, bevo. Ho fumato per 20 anni, poi ho smesso. Bevo mezzo bicchiere di vino mezzogiorno e sera, e la mattina faccio colazione con latte e biscotti. A mezzogiorno primo insalata e frutta. La sera o pesce o carne o uovo o formaggio, verdura e frutta. Il sabato e la domenica, siccome ci vediamo con gli amici, uno si dà un po' da fare. No? Però quello che conta è la mentalità nel senso di sfruttare ogni minima occasione per mantenere in esercizio il corpo. Ascensore no, scale, auto no, bicicletta o gambe. E l'alimentazione? E cereali per le corse, i lanci, e spaghetti anche. Poi io prendo un po' di tutto, bere acqua pulita, acque minerali, e giro parecchie acque minerali. Perché secondo me l'alimentazione è la base di tutto, non è tanto la quantità ma è la qualità. E rispettare pure, come diceva il collega mio prima, mangiare poco la sera e leggero. E poi mangiare roba del territorio, roba della stagione, non andare a cercare le verdure e la frutta fuori stagione. Periodo estivo abbiamo tanti ortaggi, pomodori, insalate, frutta, nutrirsi di queste cose. Io vado avanti con tanti insalatoni del mio orto che mi coltivo direttamente da me e con la fruttura di quel periodo, di quella stagione. Non vado alla ricerca a dicembre del pomodoro o della zucchina, no. Quel periodo della stagione, mangiare i prodotti di quella stagione. Adesso va di moda la dieta mediterranea. Io l'ho sempre fatta da giovane, ho continuato sempre con quella dieta. Un disastro. Mangio tutto quello che non si deve mangiare, fritti, tutte le cose più buone che fanno male le mangio e sono felice. Però non lo consiglio agli altri, Mi faccio male da sola senza dirlo agli altri. 1, 2, 3.